Buonasera amici criptoinvestitori, ben ritrovati e buon inizio settimana all'insegna, tanto per cambiare che ultimamente Bitcoin è veramente on fire, di un ennesimo breakout. Effettivamente Bitcoin si sta mangiando una dopo l'altra tutte quante le resistenze e tutti quanti ci stiamo chiedendo, ma fin dove arriverà? Dove si fermerà? Si fermerà soprattutto, vedo molta FOMO già in giro sui social, persone che già lo immaginano a 20.000 dicendo frasi del tipo da 10.000 a 20.000 un attimo. Insomma, si sta creando un ambiente di grosse aspettative che mettono molto a rischio. Quindi lo scopo del video di oggi prevalentemente è dare ovviamente la solita analisi dove andiamo ad evidenziare i livelli chiave di prezzo da tenere d'occhio, spunti di operatività su Bitcoin e sulle altcoins, perché queste ultime non sono affatto da sottovalutare. Però lo scopo principale è quello di ostacolare la FOMO, che è ciò che ci induce a compiere i classici errori da principiante, ovvero il fare acquisti sconsiderati per la paura di perdere il treno, e quindi cerchiamo di razionalizzare il tutto. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei contenuti e i miei video, cortesemente lasciatemi un bel like a questo video, così che mi incentivate sempre a continuare a produrre. Iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre sul pezzo e ricevere le notifiche ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Iscrivetevi al canale Telegram dove pubblico tutte le idee di trading che mi vengono in mente, le posizioni che apro, eccetera, eccetera. E direi basta. Ora 20 secondi di pubblicità e poi andiamo ad analizzare per bene il mercato con razionalità. Ci eravamo lasciati, se vi ricordate, con l'analisi di quel pattern di consolidamento triangolare che si stava formando. In realtà sul time frame settimanale non è visibile, quanto lo è di più su time frames brevi, addirittura sull'intraday. Guardate, avevamo gli higher lows e la resistenza costante, che era il nostro principale ostacolo da affrontare per continuare la bull run. Questa resistenza è stata bucata proprio ieri sera con volumi molto violenti, però meno del solito. Infatti analizzeremo anche questa cosa. Attualmente vedete abbiamo chiuso sia la candela giornaliera che qualche candela comunque di conferma sulle 4 ore sopra a questa resistenza e pertanto la possiamo iniziare a definire un supporto. Infatti sul breve è il principale supporto che tiene su la price action. Lo scopo di oggi è inquadrare sia da un punto di vista lontano, quindi su time frame settimanale, che è ciò da cui partiamo, sia da un punto di vista invece più vicino, il movimento in atto, individuando possibili target e soprattutto un'operatività ragionata. Operatività ragionata perché acquistare alla cieca, soprattutto in un momento parabolico di iperestensione come questo, rischia di farci fare del male. Io già mi immagino il male che la gente si farà tra poco, perché continuiamo davvero a mangiarci resistenze. Sembra inarrestabile Bitcoin, il trend è palesemente bullish, però è parabolico. Quando abbiamo un trend parabolico di questo tipo, poi il ritracciamento fa molto male e quindi bisogna fare tanta attenzione ed essere cauti. Ad ogni nuova resistenza che viene violata al rialzo, aumenta la probabilità di incorrere in un ritracciamento, perché ogni ondata tra un impulso e un consolidamento, impulso, consolidamento, eccetera, eccetera, ogni appunto impulso successivo è più probabile che sia l'ultimo, proprio perché iperestendiamo sempre di più. Un mercato di solo acquisto non esiste, prima o poi inizia la fase di vendita e pertanto di ritracciamento. Attenzione, non è mia intenzione dire che si rischia di perdere il bull market, perché il bull market è stato appena innescato, abbiamo fatto il massimo più alto su time frame settimanale, tra l'altro alla faccia del massimo più alto, ci siamo mangiati anche questo e anche questo, e adesso stiamo andando ad affrontare quest'altro qua, i $9,650, che è il prossimo target, il target più verosimile dell'impulso in essere. E pertanto capite bene che il bull market è stato innescato, però ovviamente tutti quanti sappiamo che anche durante un bull market ci sono fasi di contrazione oltre che di espansione, quindi sì l'impulso rialzista che segue il trend, ma sì
anche l'impulso ribassista, che in realtà è il contromovimento ribassista che corregge l'impulso in essere e pone le basi per un nuovo poi successivo movimento a rialzo. Questi movimenti ha senso seguirli uno a uno, perché non si può mai sapere qual è l'ultimo di un trend e soprattutto fin dove arriva, fin tanto che appunto non lo costruiamo pezzo per pezzo. Quindi l'operatività va studiata fase per fase, ciclo per ciclo. Non bisogna farsi prendere dal facile entusiasmo, che vedendo un grafico di questo tipo è facile già immaginarselo a tracciare nuovi massimi, però potrebbe tranquillamente succedere che domani pianto un candelone rosso che demolisce tutto il movimento in essere e innesca per l'appunto la fase di ritracciamento. Quindi noi non vogliamo essere quelli che acquistano appena prima del candelone rosso, vero? Immagino proprio di no. E questo è proprio il motivo per cui dobbiamo, primo, individuare il trend in corso, che abbiamo detto è bullish, ok, siamo tutti d'accordo. Secondo, individuare i prezzi chiave, quindi i livelli più importanti di prezzo, ed è quello che stiamo per andare a fare. E terzo, impostare un'operatività sensata in base al trend in corso e ai livelli chiave che abbiamo individuato prima, ovviamente consapevoli del fatto che più un trend continua con forza, quindi distaccandosi dalle medie mobili, facendo candelone verdi su candelone verdi, e più bisogna aspettarsi poi un ritracciamento, e quindi bisogna ridurre di conseguenza l'esposizione o pianificare una strategia di copertura. Insomma, bisogna avere un piano B, detto in parole povere. Partiamo per l'appunto dal grafico settimanale. Allora, sul grafico settimanale adesso tiriamo via questi appunti che non ci servono più, visto che il movimento di consolidamento si è già risolto al rialzo, e facciamo qualche considerazione. Allora, qui avevo tracciato un Fibonacci, ma direi che a questo punto non ci serve più, perché si basava, vedete, sul top precedente, era per ipotizzare ritracciamenti. Tiriamolo via per evitare confusione, tanto i livelli chiave vedete che li avevamo già evidenziati, non so se mi seguite costantemente oppure no, ma nel primo caso sapete già da dove derivano questi livelli. In ogni caso facciamo un breve recap. Allora, abbiamo il supporto più in basso, che vedete è il top di questo costrutto a W, quindi è un bottom, come vedete, che è stato rotto al rialzo qua. Rotto al rialzo senza retest, quindi con una violenza pazzesca. Supporto più in basso. Secondo supporto, siamo sul time frame settimanale, quindi questi sono supportoni. È questo cluster dove vedete chiudiamo un po' di candeline incerte, quindi abbiamo fatto oscillare il prezzo qui dentro per parecchio tempo e siamo in area 5.002, insomma, per capirci. Secondo supporto, quindi terzo supporto, quello che prima era il più prossimo e sul quale io sono riuscito a fare un entry, tra l'altro dopo il breakout, spero anche qualcuno di voi, visto che lo avevo segnalato anche sul gruppo Telegram, tra l'altro vi consiglio di entrarci, trovate il link in descrizione. Se vi va, pubblico tante idee di trading in maniera veramente continua, tutto ciò che mi viene in mente lo trovate lì, e ha fatto per l'appunto da supporto in questo flash dump che c'è stato, che poi è stato recuperato subito, proprio perché i bulls sono predominanti, non si può dire il contrario. Questo supporto è il più forte in assoluto, probabilmente perché, come vedete, è storico, si può dire, parte origina dall'inizio del downtrend, è stato testato tantissime volte dall'alto verso il basso, è stato violato e poi è stato subito ribucato come burro dal basso verso l'alto, e pertanto, insomma, ha dimostrato che non è riuscito ad ostacolare la forza d'acquisto, però poi, vedete, ha fatto come ottimo trampolino di rimbalzo per il flash dump che c'è stato dopo, prima della ripartenza successiva. Quindi questo è un terzo supporto. E in realtà qua sono ordinati al contrario, perché, allora facciamo così, terzo supporto è questo, qua lo chiamerò primo, ora non perdo tempo. Infine, cosa abbiamo? Abbiamo, vedete, i massimi precedenti, che fanno dei livelli di prezzo importanti, ma non quanto questo, secondo me. Questo rimane il supporto chiave, quindi è quello che insomma si è dimostrato più forte storicamente, quindi lo terrei come supporto chiave in assoluto su qualsiasi analisi. Dopodiché, vedete, abbiamo questi vecchi top del triangolo discendente che sono stati mangiati poing poing uno dopo l'altro, vedete, con un test
insomma un bounce back, poi bucato, test bounce back, bucato, e pertanto insomma si capisce subito una prima ipotesi di operatività e soprattutto un prossimo target molto probabile. Il target ovviamente è il top seguente, vedete che li stiamo mangiando tutti, il prossimo è questo qui, 9650 circa. Un'operatività invece, allora, come capirete da un grafico così dall'alto, sul lungo periodo non c'è tanto spunto di operatività, quindi ho qualcuna già dentro, quindi è riuscito ad entrare su questi supporti qui e quindi riesce a gestire con uno stop loss discretamente sensato su un time frame settimanale gli impulsi che stanno partendo uno dopo l'altro, ma se uno dovesse entrare adesso, capite che piazzare uno stop loss su un grafico settimanale ovviamente risulta abbastanza difficile e soprattutto poco remunerativo dal punto di vista del risk reward ratio. Pertanto, io mi sento di non consigliare granché posizioni su un time frame elevato adesso e aspetterei per l'appunto un ritracciamento. So che detto così, sembra che poi uno sta lì a girarsi i pollici e fa prima morire prima di arrivare al ritracciamento, però non è così, fidatevi, prima o poi arriva. E soprattutto quando arriva non vogliamo aver comprato al top e farci mangiare i profitti, vogliamo anzi approfittare del ritracciamento per entrare in una posizione ottima. Quindi, supporti da considerare. Allora, in primis, se vogliamo aprire una posizione di breve, nessuno ce lo vieta, possiamo passare a un time frame, ad esempio giornaliero, sfruttare questo supporto che si è creato, entrare praticamente qui, piazzare uno stop loss o prima del breakout, se vogliamo piazzarlo discretamente stretto, quindi magari in zona 7008, così se facciamo un low, se andiamo appunto a tracciare un low sotto al breakout, andiamo a invalidare il supporto, vogliamo uscire dalla posizione. E il take profit però lo farei praticamente per interezza in zona 9600, proprio a causa della forte iperestensione che il mercato sta dimostrando. Questo per quanto riguarda una posizione di breve, ecco, se qualcuno vuole sfruttare questo movimento in atto, visto che ci siamo mangiati un'altra resistenza trasformandola in supporto, visto che il bull market è più forte che mai, ci può stare voler sfruttare questo range a nostro vantaggio. Altrimenti, se vogliamo fare un'analisi più appunto a volo d'uccello, quindi ipotizzando anche un probabile ritracciamento e vedendo cos'è che lo scatena, allora innanzitutto dobbiamo capire i segni di ritracciamento. I segni sono la perdita dei supporti, quindi questo supporto che abbiamo conquistato con tanto sudore, se dovesse venir violato al ribasso, significa che abbiamo un ritracciamento in atto. Quindi, cosa possiamo fare? Fin tanto che, come vi dicevo, questo supporto rimane intatto, è un entry sensato per un movimento di breve fino a questo target. Se questo supporto viene violato, con tutta probabilità andiamo a ritestare quello sotto, perché mi immagino un bell'impulso ribassista, una sorta di flash crash, mi immagino una liquidazione di tante posizioni long, insomma cose di questo tipo. E pertanto in primis attenderei la reazione con i 7300. E vedere, magari mettere un primo timido ordine sui 7300 e un secondo più corposo, sinceramente, sui 6400, che è il supporto più forte. O altrimenti, se vogliamo fare, tenere un'operatività più generica, si può tenere tutta questa forbice come, entry zone. Quindi possiamo fare un bel rettangolino grigio che va tra i 6400 e i 7400, bello grosso, e questa diventa la nostra entry zone. Quindi qua dentro andiamo a spezzettare un po' di entries per l'appunto e cerchiamo di pescare il ritracciamento qui. Stop loss lo metterei sinceramente sotto a questo supporto molto forte, quindi sotto ai 6000, sinceramente, anche per evitare il discorso soglia psicologica. Nell'immediato mi immagino questo discorso qui. Poi naturalmente se dovessimo andare a perdere addirittura quest'altro supporto, quindi facendoci scattare in stop loss la posizione, ecco allora il ritracciamento diventa bello corposo. Sinceramente, la perdita di questo supporto penso che porterebbe fino a questo secondo cluster che abbiamo evidenziato poco fa. Tuttavia, in termini di probabilità, visto che adesso sto immaginando un po' tanto, però
mi immagino che comunque il movimento impulsivo di adesso continuerà magari fino a 9.600 e quindi se dovesse farlo, dal punto di vista anche delle percentuali di ritracciamento, capite bene che questo è un'ottima area. Se andiamo a partire dal minimo e andiamo ad arrivare fino ai 9.600, vedete che ci troviamo tra il 50 e il 38,2, che in un bull market ci sta come target di ritracciamento. Cancelliamo Fibonacci per non avere troppe linee e passiamo all'analisi delle altcoins, che è interessantissima. Allora, la Bitcoin dominance oggi sta flettendo un pochino, ok? Allora, in realtà io la analizzo di solito giornalmente guardando le candele e come primo segno di cedimento utilizzo la rottura al ribasso della EMA 30. E non è ancora avvenuta, infatti non mi sto esponendo più di tanto con le altcoins. Io vi dico le mie posizioni, probabilmente già le conoscete e ve le aggiorno un po'. Le mie posizioni sono fortemente anticipatorie sulle altcoins, ovvero high risk, high reward all'ennesima potenza. Attualmente sono entrato, ve la dico da quella che mi convince meno alle altre, in Zillica, che ahimè vedete graficamente è la peggio impostata. Sono entrato in questa zona verde, dividendo in tre l'entry, e l'idea era, vedete, breakout da un costrutto a W e rientrare sul retest, solo che poi questo supporto è stato mangiato vivo, si è trasformato addirittura in resistenza, è stato testato e poi è dumpato ulteriormente. Tuttavia io lo stop loss l'ho messo sotto ai minimi, quindi dicendo io esco dalla posizione in perdita se tracciamo nuovi minimi, e pertanto non ho intenzione di spostarlo, anche perché ho messo un capitale ridotto, ok? Per ogni posizione sulle altcoins ho messo un capitale a rischio pari a R mezzi, dove R è il 2% del mio capitale speculativo, che a sua volta è una sottofrazione del mio portafoglio completo. Allora, poi le altre due posizioni che oggi mi stanno dando qualche piccola soddisfazione sono, allora, Ripple, che avevo diviso anche in questo caso in tre, vedete, in questo rettangolo verde, me ne sono passate due su tre perché ahimè il terzo entry l'ho messo un pelino più in basso di quanto è arrivato ieri al bottom, e anche qui il discorso è il medesimo, stop loss e nuovi minimi, e il primo take profit lo volevo fare qui e adesso vediamo, insomma, speriamo in bene. E infine Stellar, che ha fatto un ragionamento esattamente analogo a Ripple, tuttavia mi è arrivato soltanto a far scattare il primo entry e ora sembra che stia facendo un rebound. Vediamo come va. Le altcoins non è il momento di sovraesporsi, fin tanto che, cioè sovraesporsi mai, non è il momento di esporsi fin tanto che la dominance non va in downtrend. Quindi io voglio vedere chiudere la candela sotto la EMA 30 e allora lì inizio a espormi un pelino di più. Poi voglio vedere la croce ribassista EMA 930 e infine la chiusura della dominance sotto la EMA 100, e lì è il segno di massima esposizione sulle altcoins, che per me arriva a un limite del 10%, mio personale limite. Quindi questo è un po' il quadro della situazione dal mio punto di vista. Voi come lo vedete Bitcoin? Dove lo vedete arrivare? Secondo voi si sta esaurendo il bull market oppure no? Io vi chiedo scusa se vi sembro troppo pessimista, nel senso io mi sento sempre in dovere di minimizzare un po' la FOMO, cioè di cercare di limitarla, ma perché bisogna entrare nell'ottica che anche se si dovesse perdere un treno, tra virgolette, quindi se avete perso questo breakout, se avete perso questo movimento, se non siete neanche entrati in Bitcoin, non disperate, non avete guadagnato, però non avete neanche perso. La cosa importante è quella, bisogna riuscire a non perdere soldi, perché di opportunità ce ne sono in continuazione nelle cripto. Ogni giorno se aprite vedete un bel movimento, quindi basta riuscire a inquadrarlo bene, trovare i setup che ci piacciono e avere i soldi ovviamente per capitalizzare quell'idea, perché se i soldi li perdiamo perché abbiamo paura di perdere il treno, poi non capitalizziamo più, anzi facciamo sempre i soliti errori. Detto questo, vi faccio un carissimo saluto e ci teniamo aggiornati, mi raccomando, vi voglio sul canale Telegram, così siete sempre sul pezzo. A presto e buona serata.